Ragazzi, tomba di Qualo Pek. Si tratta del quarto e ultimo livello del Perù. Allora, senza perderci ulteriori indugi, andiamo. Probabilmente userò il primo medikit del Let's Play, perché sì. Allora, qui come al solito Lara ha equipaggiato le Uzi, quindi cambiamo un attimo col fucile a pompa. Facciamo un attimo una cosa. Allora, tomba di Qualo Pek è un livello che nell'anniversa gli è stato stroncato proprio. Stroncato per dire che... No, veramente. L'hanno cambiato da cima a fondo, non parlavo bene perché c'avevo da evitare questo masso. Lo faccio rotolare adesso per non avere una preoccupazione più avanti. Dunque, l'hanno stroncato per dire che hanno cambiato l'ambientazione da cima a fondo. Qui è una tomba lussuosa, insomma. Ti fa capire che siamo vicini a ciò che stiamo cercando, mentre nell'anniversario l'hanno reso un luogo similissimo alla Valle Perduta. Sinceramente lo preferisco così, anche se nell'anniversario è più realistico. Una tomba di millenni non può essere ancora così perfettamente conservata, ma ok. Dunque, buttiamoci subito nel cuore del livello. Allora, abbiamo tre simboli che abbiamo visto nell'introduzione dei livelli del Perù. Allora, un leone, una specie di calderone e il galletto. Allora, io vi consiglio di iniziare col calderone, che è la più facile. C'era cosa nel soffitto, maledizione. Dunque, andiamo, teniamoci pronti le shotgun e altra bastardata tipo di Friend of Red. Qui c'è una leva finta, è il pavimento che crolla, ovviamente. E lì sotto dei lupi pronti a sbranarci. Ora però non si vedono. Eccoli che arrivano subito, sono tre. Vai. In queste distanze la shotgun è l'ideale. Ve l'ho detto, più il nemico è vicino, più danni gli farà. Infatti, ora che sono a 2 cm da noi, basta un colpo e cadono. Allora, tomba di Qualo Pek, spero di completarlo in 2 video e basta. Spero proprio di sì. Vai. Ora dobbiamo spostare questo blocco una volta e poi spostarlo da di lato, per far sì che si può azionare la prima leva. Molto bene, molto bene. Sto Let's Replay sta andando a gonfie vele, da un peccato che sia seguito così poco. Però ringrazio i pochi che mi stanno seguendo. Senza di voi praticamente io sono finito. Senza Dingo Dino e Style e io sono Gianluca, perché davvero ormai sto canale è morto. No, sto canale è passato dalla fase esordiente a tramontato senza vedere il periodo di intermezzo, praticamente. Sì, qui c'è un medikit piccolo, prendilo allora, dai, ne avremmo bisogno. Perché alla fine di questo livello, che ovviamente conclude anche il primo capitolo di Tomb Raider, ci sarà il primo boss vero e proprio. Allora, andiamo da cazzo. No, no, da questa parte. Dunque, vi ricordo che non ho preso il diamante di salvataggio e non lo prenderò ancora per un bel po', quindi mi toccherà riregistrare tutto da capo, se qualcosa va storto. Qui c'è la leva, quella vera, e apre la porta del calderone. Ci sono tre porte qui, ma prima di arrivare all'Oxyskion dovremmo aprirle tutte e tre, ovviamente, tirando delle leve, ovviamente, superando prove del cazzo, ovviamente. Allora, qui c'è un sacco di medikit piccoli, eh. Fa piacere. Oh, siamo ritornati alla cosa principale, cioè alla stanza principale. Dunque, paiolo è fatto, ora passiamo al leone. Non so se siano veramente paiolo, leone o galletto, le chiamo così perché sono quello che queste figure mi ricordano. Ah, il leone. Allora, qui abbiamo un blocco di un leone che ci impedisce di tirare il blocco, quindi lo dobbiamo per forza spingere, andiamo. Ancora, qui ce n'è un altro. Sembra stia cagando. Ah, boh. Ah, grazie alla potenza grafica PS1 si è intravista una leva. Questa leva però è un po' una bastardata. Allora, c'è un pavimento che crolla e c'è il soffitto pure basso, basso, basso. Quindi, la vedo dura. Pavimento crolla comunque. E sotto ovviamente sono gli spunzoni. Va bene, va bene, va bene. Allora. Qui ora c'è da fare. Vediamo un attimo. Salto azione. Perfetto, vai. Vai. Ora se mi cadeva sugli sponzoni era bruttissimo. C'avevo da registrare 5 minuti del primo episodio. Ma no, io qui. Nel
cazzo, qui era già, avevo già registrato non so quanti episodi, tipo 3 ne avevo registrati, perché facevo veramente poco. Allora, ora che abbiamo completato le prime due prove, fammi salvare il gioco e andiamo verso la terza, il galletto. Può sembrare un rompicapo incredibile, ma in realtà è molto più lineare di quel che sembra questa prova. Tiriamo questa prima leva e muoviamo il blocco del galletto da questa parte. Ora non ci resta che seguire un percorso specifico che è solo uno, e quello è sempre. Quindi andiamo. Allora, questa piattaforma scacchiera rialzata vi permette di tornare su in qualunque momento. Ora però non andiamo da questa parte. E continuiamo, continuiamo, continuiamo. Non so bene cosa dire, ecco, finisco sempre le cose da dire dopo neanche 2 episodi che è iniziato un let's play. Ah, ma la guida super segreta. Avrò tanto da dire, tanto. O meglio, si spera. Si spera. Dunque, è l'episodio 6 quello che stiamo registrando. Il sesto. No, 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 il settimo, il settimo, il settimo. Speriamo di iniziare la prossima location già in questi 3 video che registrerò. Ne registro 3 al giorno, come sapete. Quindi, quando finisco un let's play, infatti in descrizione vedete sempre le registrazioni let's play finite, quando con la guida a caricare non siamo neanche a metà. Questo nuovo metodo l'ho adottato, questo nuovo ritmo di registrazione l'ho adottato più o meno durante Crash CTR. Devo dire che è molto meglio. Prima registravo solo un video, ne caricavo una settimana, insomma, si andava lentissimi e i let's play non finivano più. Se i let's play tardavano a finire era anche per colpa di sto ritmo. Invece ora da Crash CTR ho iniziato ad adottare questo ritmo nuovo, che è praticamente perfetto. Allora, adesso cosa si deve fare? Qui c'è un altro bivio, giusto? Allora, bisogna, mi sembra. Ecco, non posso tornare indietro. Non posso tornare indietro. Allora, lì quel blocco è troppo distante, no? Perché ho visto c'era un bivio praticamente. C'era un bel bivio. Sì, infatti non ci arrivo. Allora, c'era un bel bivio, quindi rifacciamo tutta la strada. Dovevo andare dall'altra parte. Ora, vabbè, tanto ci mette poco. Palle per ora, così mi si allunga il tempo. Che coglioni. Allora, da questa parte, ecco. Ho sentito una cornacchia fuori, pensavo fosse un nemico qui nel gioco. L'angoscia ti genera sto gioco, non apprezzo. Ora da questa parte, e poi anziché dall'altra ci caliamo. Cioè, anziché da dove siamo andati, ora ci caliamo dall'altra. Sì, sto enigma mi mette sempre un po' in casino, eh. Allora, di qua. Da questa parte va bene, adesso proseguiamo sempre per di qua. Ora però invece che calarci da quella parte ci caliamo da quell'altra. Sto dicendo la stessa cosa da 2 minuti e mezzo. Allora, qui ancora niente. Ah, ecco, vedi, c'è un bivio qui in realtà. Ora io devo andare qui dietro. Vai, si può anche tornare indietro come potete vedere, perché adesso qui si ritorna in pratica alla stanza centrale, vedete? Questa mattonella in realtà era una porta. Dunque, ritiriamo la leva indietro per rispostare il blocco del galletto alla sua posizione iniziale. Ecco fatto. Ora si ritorna indietro. Ora se non mi viene sto enigma non so cosa fare, non so seriamente cosa dire, fare, barra qui, barra là, perché sinceramente a me mi è sempre venuto bene. Ora poi ovviamente quando fai il let's play non ti viene niente. Allora, andiamo a vedere. Cioè, famigerate tette a punta di Lara, qui abbiamo intanto. Ah, qui c'è una stanza. Vai. Oh, sì, il primo Tomb Raider lo conosco più che altro per le tette a punta di Lara. Ci fanno anche dei meme assurdi, ma che fanno spanciare dal ridere. Già dal secondo poi le hanno arrotondate. Ok, abbiamo avvicinato il secondo blocco col galletto. Dunque, ora però questo blocco così in questa posizione non va bene. Bisogna rimetterlo ancora una volta nella sua posa originaria. Dunque, così non va bene, infatti è troppo vicino. Quindi ora bisogna rispostare un'altra volta, ripremere un'altra volta quella leva là, rifarsi ancora tutto il giro e poi finalmente balzare da un blocco all'altro al fine di raggiungere la leva che apre la porta del galletto. Eccolo qua, ritorna da quella parte, ora però c'è da fare tutto un giro intero. Evviva! Allora, in questo livello c'è
faccine mentre parlano in francese, ma se lo avessi in inglese almeno potrei stare zitto e farli parlare, tanto si capirebbe mal francese. No, 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 stava già per cadere. Allora, ecco, da questa parte c'è il blocco del galletto. Sì. Ma che cazzo? Ora perché no? Ah, ah, giusto, ho sbagliato, non devo andare da questa parte, da quell'altra, ovviamente, guarda, 10 minuti, sì. Ma vaffanculo proprio, vai. Vaffanculo. Ah, ma si può? Cioè, mi veniva sempre alla perfezione, ora ovviamente quando faccio il video, un sacco di errori. Sempre, è sempre così, deve essere la regola del let's player non pezzo grosso di turno, è sempre questa. Quando gioca per conto suo, gli viene tutto liscio, non appena fa il video comincia a succedere un casino dietro l'altro, che gli rovinano la reputazione di gamer. Sempre, sempre, sempre. E questo è stato uno dei casi che hai appena visto. Ora, con la guida super segreta... La guida super segreta, il gioco in questione che non vi dico qual è, ragazzi, sto facendo sforzi immani a non nominarlo, perché di solito quando dico guida segreta poi scappa sempre che lo nomini, eccetera. Ora stavolta non succederà. E, insomma, ho totalizzato il game over solo 3 volte in tutto il gioco, sta a vedere che ora quante volte morirò. Comunque, questo teschio qua, che è tipo l'urlo di Munch, non saprei, beh, si gira anche insieme a noi, guardate, alle, vabbò. I miei genitori credevano facesse qualcosa, sono stati quasi una settimana a esaminarlo. Oh mio Dio! Va bene, dunque, un bel saltone per evitare disfunzioni, azione e fine. Allora, abbiamo superato tutte e 3 le prove, grazie al cielo, quindi ora possiamo andare nella stanza in cui è custodito lo Skion. Il frammento che Natra ci aveva tirato di cazzo! Madonna, non l'avevo proprio visto! Rosso su rosso! Madonna! Madonnina, Madonnina santa! Madonna della Madonna della Madonna della Madonna! Un attimo un respiro perché sennò davvero guarda. Non so quanti anni, 10 anni che gioco a sto gioco e ancora mi viene il cagotto quando spunta il raptor o il lupo all'improvviso. Va bene, eccoci qua, tutte e 3 le porte aperte. Madonna, continua a sbattere, ma si può così essere così coglioni. Dunque, salviamo la partita. Vai. E siamo allo grande stanzone finale. Bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, dove completeremo il livello, quindi sì, tomba di Volopec in 2 parti, ciao!